Esercizio 6.4. La temperatura di un corpo è data da questa formula, dove T è misurata in gradi centigradi e T minuscolo in minuti. Traccia il grafico della temperatura, naturalmente in funzione del tempo, e determina quanto tempo occorre perché la temperatura raggiunga i 26 gradi centigradi. Qui purtroppo non ci sono le unità di misura. Quindi ce le mettiamo 20 gradi centigradi, 60 gradi centigradi e poi meno 0,02 diviso minuti. Questo fattore lo chiamiamo K. Quindi K è 0,02 diviso minuti. 0,02 è un cinquantesimo, infatti 0,02 corrisponde a 2 centesimi, quindi un cinquantesimo in minuti sta al denominatore. Poi chiamiamo 60 gradi centigradi A e 20 gradi centigradi B. Quindi la nostra funzione, la temperatura in funzione del tempo, è una funzione esponenziale dove l'esponenziale ha la base 10. È una funzione con esponente negativo, un esponenziale negativo, quindi decrescente. Se non ci fosse b, dopo vediamo a che serve b, la funzione sarebbe a per 10 alla meno kt. Il ruolo del coefficiente a è quello di aumentare o diminuire l'ampiezza, cioè praticamente l'altezza di questa funzione all'istante t uguale a 0. Infatti, se a fosse pari a 1, diciamo un grado centigrado, allora all'istante t uguale a 0 avremmo la temperatura uguale 10 alla 0, cioè 1 grado centigrado. Questo per dire che la funzione esponenziale decrescente in base 10, 10 alla meno kt, partirebbe dal valore 1. Invece, essendo a 60 gradi centigradi, parte dal valore 60 gradi centigradi, anziché dal valore 1, poi decresce. A questo punto vediamo il ruolo del parametro k. Se k è un valore molto grande, la funzione esponenziale decresce rapidamente. Se k è un valore piccolo, nel nostro caso un cinquantesimo diviso minuto è un valore, diciamo, piccolo, quindi la funzione esponenziale decresce lentamente. Queste due frecce verdi stanno a significare che se io faccio aumentare, progressivamente il valore di k, queste funzioni esponenziali diventano sempre più ripide. Se invece faccio diminuire il valore di k, allora queste funzioni esponenziali diventano sempre più lente nella discesa. E si può dimostrare che il valore 1 su k, quindi il reciproco di k, e in questo caso il reciproco di k è 50 minuti. Allora il reciproco di k corrisponde all'istante di tempo in cui la funzione esponenziale si è portata a un decimo del suo valore iniziale. Quindi nel nostro caso partiva da 60 gradi centigradi, un decimo è 6 gradi centigradi. Quindi ci vogliono 50 minuti, il reciproco di k, affinché questa funzione esponenziale, cioè la temperatura, scenda dal valore iniziale a un decimo del valore iniziale, da 60 a 6 gradi centigradi. Dunque questo è il significato intuitivo di k. Lo ripeto, il reciproco di k rappresenta il momento in cui la funzione esponenziale raggiunge un decimo del valore iniziale. Infatti, se andiamo a sostituire il valore t, cioè il tempo, con il reciproco di k, al posto del tempo mettiamo 1 su k, questo esponente diventa meno 1. E meno 1 vuol dire un decimo, cioè 10 alla meno 1 vuol dire un decimo, vuol dire che la funzione è diventata un decimo del valore che aveva all'inizio. Quindi, in definitiva, più k è grande e più queste funzioni esponenziali si stringono e cadono subito verso zero. Invece, i valori di k piccoli, la funzione esponenziale è più allungata. Ora vediamo invece il ruolo di b, che abbiamo detto prima, lo prendevamo in considerazione soltanto adesso, e in questo caso b è 20 gradi centigradi, è un termine di traslazione in alto di tutta la funzione esponenziale. Quindi la funzione esponenziale non scende più a zero, ma scende a 20 gradi centigradi perché tutta la funzione è traslata in alto di questi 20 gradi. Questo vuol dire che la funzione esponenziale nostra non parte più da 60 gradi centigradi e arriva a 0, ma parte da 80 e arriva a 20, tutto traslato in alto di 20 gradi. Quindi, ora che abbiamo analizzato tutti i parametri, i tre parametri nella funzione esponenziale a, b e k, abbiamo visto il loro ruolo, risolviamo il problema. La temperatura deve scendere a 26 gradi centigradi. Quindi impongo questa condizione che il valore della funzione sia 26 gradi centigradi,
e devo risolvere questa equazione esponenziale, in quanto l'incognita è il tempo. Quanto tempo ci vuole alla temperatura a scendere a 26 gradi centigradi, l'incognita sta all'esponente. Quindi dopo semplici passaggi algebrici, porto il 20 di là, divido per 60, ottengo, ho questa equazione esponenziale, 10 alla meno kt uguale 6 sessantesimi, cioè 0,1, cioè un decimo, cioè 10 alla meno 1, tutti i modi equivalenti di scrivere la stessa cosa. Questo è un caso molto particolare, molto semplice, perché il risultato è anche lui una potenza del 10. A questo punto abbiamo l'uguaglianza fra due potenze, 10 alla meno kt deve essere uguale a 10 alla meno 1. Due potenze con la stessa base, quindi gli esponenti devono essere uguali, kt deve essere 1. Quindi t è il reciproco di k e quindi è 50 minuti. Ma questo non ci deve sorprendere. Questo risultato, cioè che ci vogliono 50 minuti, perché scendere da 80 a 26 gradi vuol dire in pratica ridurre a un decimo il valore iniziale. Spieghiamo meglio, questo termine B abbiamo detto che era di sola traslazione in verticale. Quindi per adesso immaginiamo di toglierlo e di tornare alla funzione iniziale dove B era 0. Quindi la temperatura partiva da 60 gradi e doveva scendere a un decimo di 60 gradi, cioè a 6 gradi, deve scendere da 60 a 6, ma qui succede la stessa cosa, a parte la traslazione dei 20 gradi centigradi, perché la temperatura in un tempo infinitamente lungo scenderebbe da 80 a 20, cioè scenderebbe di 60 gradi, e invece si deve fermare 6 gradi sopra, cioè invece di scendere di 60 gradi deve arrivare a più 6 gradi rispetto ai 20, quindi deve arrivare a un decimo dei 60 gradi. E quindi non ci sorprende che troviamo 50 minuti, come detto prima, perché abbiamo detto prima infatti che il reciproco di K, quindi 50 minuti, è il tempo che ci vuole a ridurre la temperatura dal valore iniziale a un decimo del valore iniziale. E qui, a parte la traslazione, deve fare la stessa cosa, è come se riducesse la temperatura da 60 a 6, solo che poi c'è questi 20 gradi che traslano in alto, però sarebbe come da 60 a 6 gradi, quindi dal valore iniziale a un decimo ci mette 50 minuti. Ora voglio aggiungere una domanda, perché questa era troppo facile, in quanto anche matematicamente venivano due potenze di base 10, quindi si risolveva subito senza i logaritmi. Allora immaginiamo che la temperatura finale, anziché essere 26 gradi, debba essere 50 gradi centigradi. In quale momento si raggiungono i 50 gradi centigradi? Impostiamo il problema esattamente come prima e richiediamo che la temperatura finale, anziché 26, sia 50 gradi centigradi. Facciamo gli stessi calcoli di prima: mentre prima ottenevamo 0,1, adesso otteniamo 0,5, facendo le stesse operazioni. Quindi abbiamo una equazione esponenziale, l'incognita all'esponente, che possiamo risolvere, diciamo, secondo due procedimenti, uno più intuitivo e più breve e l'altro più meccanico. Cominciamo da quello meccanico, l'equazione è 10 alla meno kt uguale 0,5. Facciamo quindi il logaritmo decimale a entrambi i membri dell'equazione, logaritmo decimale che indico con la L maiuscola. E lo facciamo perché il logaritmo è l'operazione inversa dell'esponenziale in base 10. Quindi logaritmo 10 si semplifica, non rimane meno kt uguale al logaritmo di 0,5, non è più un'equazione esponenziale con l'incognita all'esponente, è diventata un'equazione di primo grado, che si risolve immediatamente dividendo per meno k. Quindi t uguale al logaritmo di 0,5 diviso k, il meno l'ho messo qua davanti, e k, questa frazione moltiplico per il reciproco della frazione, quindi anziché dividere per 1 su 50 minuti, moltiplico per 50 minuti. Il logaritmo di 0,5 è giustamente negativo, perché se ricordiamo l'andamento grafico del logaritmo in base 10, quindi il logaritmo decimale, mi sono dimenticato a disegnarlo, ma se ricordiamo come è fatto questo grafico, il logaritmo rimane sotto l'asse orizzontale finché l'argomento del logaritmo non diventa 1. Il logaritmo a quel punto, quando l'argomento è 1, quindi il logaritmo di 1 farebbe 0, ma per valori minori di 1, come in questo caso il logaritmo di 0,5, il logaritmo è negativo. Quindi il logaritmo di 0,5 giustamente è meno un valore negativo, quindi meno 0,3010. Dunque meno meno si semplificano, alla fine il risultato è 15,05 minuti e il problema è finito. Volendo potremmo
esprimere questo risultato in minuti e secondi, anche se non è richiesto, separando la parte intera 15 minuti dalla parte decimale 005 minuti. Quindi 15 e 05 è come dire 15 più 005 minuti, al posto di minuti scrivo 60 secondi, moltiplico e quindi si tratta di 3 secondi, quindi sono 15 minuti e 3 secondi. Invece l'altro procedimento più intuitivo e meno macchinoso è utilizzare la definizione di logaritmo, che vuol dire infatti 10 alla meno kt uguale 0,5, vuol dire questo, meno kt è l'esponente da dare alla base 10 per avere 0,5, quindi meno kt è il logaritmo. Ricordiamo che l'esponente è il logaritmo, quindi l'esponente meno kt è il logaritmo, cioè l'esponente da dare alla base 10, quindi il logaritmo in base 10, per avere come risultato 0,5. È esattamente la stessa soluzione che abbiamo ottenuto qui applicando il procedimento meccanico, meno kt uguale logaritmo in base 10 di 0,5, logaritmo decimale di 0,5. Dopodiché lo svolgimento procede nello stesso identico modo di prima. Quindi riassumendo, o applichiamo la regola meccanica di fare il logaritmo decimale a entrambi i membri, qui e qui, e poi semplificare il logaritmo e la base 10, oppure utilizziamo la definizione di logaritmo. Il logaritmo è l'esponente, il logaritmo è l'esponente da dare alla base 10, quindi il logaritmo in base 10 per ottenere 0,5.